Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 16 maggio, è Santo Ubaldo di Gubbio. In questo giorno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della celiachia. La celiachia è una malattia complessa di tipo autoimmune sempre più diffusa in Italia e nel mondo, per la quale l'unica terapia ad oggi attuabile è l'eliminazione dalla dieta del glutine, un composto di natura proteica contenuto in alcuni cereali, soprattutto nel grano o frumento e simili, come il farro e il grano croissant, spesso commercializzato come kamut, la segale, la spelta e il triticale. L'organo bersaglio è l'intestino. In seguito all'ingestione di glutine risulta compromessa in modo più o meno severo la sua funzione di assorbimento, con importanti conseguenze sulla salute. Al momento l'unica cura disponibile per la celiachia è una permanente e rigorosa dieta priva di glutine. L'eliminazione completa e per tutta la vita del glutine dalla dieta permette di far scomparire i disturbi causati dalla malattia e soprattutto di evitare complicazioni gravi. Oggi è anche la giornata nazionale del vitello tonnato e la giornata internazionale del barbecue. Tra i nati in questo giorno annoveriamo Claudio Baglioni, 1951, e Pierce Brosnan, 1953. Tra gli scomparsi ricordiamo Ezio Bosso, 2020, e Susanna Agnelli, 2009.